Siamo di nuovo insieme per il culto al Signore, il terzo culto qui a Parma. Salutiamo i fratelli, le sorelle e gli amici che ci seguono e ci seguiranno attraverso i social. Gli invitiamo ad ascoltare la preziosa parola di Dio, in modo che il Signore possa attraverso la sua parola parlare e operare, al di là di quello che è il mezzo usato. La parola arriva e la parola opera. Leggiamo questa sera nella seconda epistola ai Corinzi, capitolo 7, iniziamo la lettura dal versetto 2. Fateci posto nei vostri cuori. Noi non abbiamo fatto torto a nessuno, non abbiamo rovinato nessuno, non abbiamo sfruttato nessuno. Non lo dico per condannarvi, perché ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per la morte e per la vita. Grande la franchezza che uso con voi e molto ho da vantarmi di voi. Sono pieno di consolazione, sovrabbondo di gioia in ogni nostra tribolazione. Ma quando siamo giunti in Macedonia, infatti, la nostra carne non ha avuto nessun sollievo, anzi, siamo stati tribolati in ogni maniera, combattimenti di fuori, timori di dentro. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci consolò con l'arrivo di Tito. E non soltanto con il suo arrivo, ma anche con la consolazione da lui ricevuta in mezzo a voi. Egli vi ha raccomandato il vostro vivo desiderio di vedervi, il vostro pianto, la vostra premura per me. Così mi sono più che mai rallegrato. Anche se vi ho rattristati con la mia lettera, non me ne rincresce, e seppure ne ho provato rincrescimento, poiché vedo che quella lettera, quandunque per breve tempo vi ha rattristati, ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento. Poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non avete a ricevere alcun danno da noi. Poiché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco, quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio, anzi, quante scuse, quanto sdegno, quanto timore, quanto desiderio, quanto zelo, quale punizione. In ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare. In questo discorso del testo che abbiamo letto, l'Apostolo Paolo alterna tristezza e gioia. Tristezza e gioia. E vorrei proprio parlarvi della gioia, non della tristezza, della gioia. La salvezza è preceduta dalla tristezza. Tutti noi conosciamo quel senso di insoddisfazione, di amarezza, di tristezza nel nostro cuore quando non conoscevamo il Signore. Al di là di come veniva vissuta la nostra vita, al di là se possedevamo o non avevamo determinate cose da un punto di vista terreno, al di là di come ci andavano le cose. Quando il Signore mi ha salvato avevo poco più di 14 anni, giovanissimo, eppure prima della salvezza avevo provato una grande tristezza, un grande vuoto nel mio cuore. Eppure, quali problemi potrebbe avere, direbbe qualcuno, un ragazzino? E credo che noi abbiamo fatto tutti questa esperienza. Eravamo insoddisfatti, perché l'insoddisfazione non nasceva da come noi vivevamo la nostra vita, ma dal fatto che non conoscevamo il Signore, non eravamo salvati, non eravamo riconciliati con Dio. Poi siamo stati salvati e tra i tanti benefici realizzati mediante l'opera di salvezza in Cristo abbiamo sperimentato la vera gioia, quella di Cristo, quella meravigliosa. La salvezza è preceduta dalla tristezza, la salvezza produce gioia.
Allora, per realizzare la vera gioia è necessaria la salvezza in Cristo Gesù il Signore, il perdono dei peccati. Non, ripeto, per ciò che noi realizziamo da un punto di vista terreno, ma attenzione, neanche per ciò che noi realizziamo da un punto di vista spirituale. Abbiamo un esempio molto importante. Quando i discepoli vennero mandati da Gesù per andare ad annunciare il messaggio di ravvedimento, il messaggio del regno, ecco che la parola predicata produsse degli effetti meravigliosi, straordinari. Persone venivano guarite, persone possedute venivano liberate, e in modo particolare quando i discepoli vedevano delle liberazioni potenti, cuori liberati, anime liberate dal potere del diavolo, ecco che provavano una grande gioia vedere queste anime liberate potentemente dal Signore. E quando tornarono raccontarono a Gesù questo: Signore, finanche i demoni ci erano sottoposti. E sembra che Gesù li smonti, perché dice loro: non vi rallegrate perché i demoni vi sono sottoposti, perché c'è da rallegrarsi. No, Gesù dice: rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nel libro della vita. Noi ci rallegriamo quando realizziamo le opere del Signore, quando vediamo le meraviglie compiute dal Signore come discepoli. Però non vogliamo che quelle opere siano motivo di gioia nella nostra vita e basta. La nostra gioia deriva dal fatto che noi siamo salvati. Perché Gesù disse: non vi rallegrate perché i demoni vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel libro del cielo? Perché poteva capitare poi, e capitò in una circostanza in particolare, che i demoni non fossero, i posseduti non fossero liberati. Vi ricordate quando Gesù era sul monte della Trasfigurazione insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni? Dove erano gli altri 9 apostoli? Erano a valle a combattere con un posseduto e non riuscivano a fare nulla. E quando Gesù arrivò, quell'uomo posseduto ancora era posseduto e i discepoli non erano stati in grado di liberarlo. Poi Gesù intervenne e lo liberò potentemente. Allora, se la loro gioia dipendeva dalla liberazione dei posseduti, la loro gioia sarebbe poi svanita in quell'occasione. Se invece la loro gioia, come la nostra gioia, dipendeva esclusivamente dal fatto di essere salvati, al di là di come sarebbero andate le cose nella vita, sarebbero rimasti gioiosi perché salvati. Fratelli, noi siamo felici perché siamo salvati. La gioia che abbiamo nel cuore è il risultato della salvezza. Infatti vorrei, con l'aiuto del Signore, parlarvi proprio della gioia della salvezza questa sera. La gioia della salvezza. Ricordiamoci che salvezza e gioia e salvezza camminano sempre di pari passo. Vorrei parlarvi della gioia della salvezza prendendo spunto dal versetto 10. Poiché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza. Prima di realizzare la gioia della salvezza di Dio, dobbiamo realizzare la tristezza secondo Dio. Non la tristezza di Dio, la gioia di Dio, la gioia del Signore. Ma si parla della tristezza secondo Dio. Perché c'è una tristezza secondo Dio, c'è una tristezza secondo il mondo. Perché si parla della tristezza secondo Dio? È la tristezza, prima di tutto, della separazione da Dio. Chi è separato da Dio è triste, non può essere felice, è nemico
E quindi prova disagio, prova imbarazzo, prova difficoltà, sensi di colpa, rimorso nel proprio cuore verso Dio, anche se magari non riconosce l'esistenza di Dio, però prova disagio verso Dio stesso. È la tristezza secondo Dio. Se tu, quando pensi al Signore, quando ascolti la parola di Dio, dell'opera di Gesù, della persona di Gesù, di quello che Dio è, di quello che Dio ha fatto, di quello che il Signore vuole fare nella tua vita, e non provi una grandissima gioia perché ancora non hai realizzato l'opera del Signore, allora necessiti di salvezza. Il Signore vuole compiere nella tua vita. Perché chi è separato da Dio non può avere la gioia della salvezza, non può avere la gioia di Dio. Non soltanto la tristezza per la separazione da Dio, ma anche la tristezza dell'allontanamento da Dio. Chi è separato da Dio forse non se ne rende conto, ma inevitabilmente si allontana sempre di più da Lui. Non se ne accorge, ma si allontana sempre di più da Lui, magari con l'illusione di essere vicino a Dio, magari pensando di non essere poi così lontano dal Signore. E chi si allontana da Dio, si allontana da colui che è la fonte della gioia, e quindi inevitabilmente il suo cuore diventa sempre più triste. Tutti noi abbiamo conosciuto dei credenti. Non dico questo certamente per giudicare queste persone, ma per considerare una cosa che deve essere per noi un monito, fratelli e sorelle, per noi un monito. Persone che magari prima erano lontano dal Signore, vivevano una vita lontano da Dio, poi li abbiamo visti avvicinarsi al Signore, conoscere il Signore, realizzare l'opera di Dio, il perdono dei loro peccati, la riconciliazione con Dio, fare l'esperienza della nuova nascita, eccetera, e vedere come la loro vita è cambiata. Quando hanno iniziato a frequentare i culti erano tristi, erano insoddisfatti, erano scoraggiati, ma poi piano piano, come dice la Bibbia, la gioia del Signore è diventata la loro forza e sprizzavano gioia da tutti i pori. Però poi è successo qualcosa, che Dio ci aiuti a non essere tra costoro, fratelli e sorelle. Ripeto, non giudichiamo nessuno, perché non siamo migliori di nessuno, ma vogliamo pregare per tutti. Poi è successo che piano piano si sono raffreddati, si sono allontanati, e semplicemente guardandoli in viso, guardandoli negli occhi, abbiamo riscoperto quello sguardo che conoscevamo quando si stavano avvicinando al Signore. Sono di nuovo spenti, sono di nuovo insoddisfatti, sono di nuovo tristi, e si vede. Cominciano a disertare le riunioni, cominciano ad allontanarsi dalla fratellanza, cominciano a fare tutt'altro, a dedicarsi ad altro, e il loro rapporto col Signore si interrompe e tornano a realizzare la tristezza dell'allontanamento da Dio. Signore, aiutaci. Signore, preservaci. La tristezza secondo Dio, perché separati da Dio, perché allontanati da Dio, per la condizione di peccato. Notate, l'uomo, anche noi facevamo questo quando non conoscevamo il Signore, fa di tutto per cercare di realizzare un po' di gioia, un po' di soddisfazione nel cuore. C'è chi si dà ai piaceri, chi si dà a quelle che possono essere le passioni sportive e così via, per provare un po' di gioia. A volte penso, questi giorni ci sono tante partite di calcio. Penso, quando ci sono queste partite, c'è chi alla fine prova gioia e chi alla fine prova tristezza. Avete notato? C'è chi esulta di gioia perché la propria squadra ha vinto o perché ha vinto, e chi prova tristezza perché ha perso o perché la propria squadra ha perso.
ma in realtà tra chi vince e chi perde c'è qualcosa che li accomuna, che chi prova gioia, prova comunque una gioia effimera, passeggera. L'altro giorno mio figlio guardava la partita dell'Italia ed era tutto preoccupato e a un certo punto ha chiesto con mia moglie: «Mamma, secondo te vince o perde l'Italia? E se perde l'Italia sarai triste?» E mia moglie candidamente ha risposto: «O vince o perde la vittoria, o se perde non mi dà e non mi toglie niente». In realtà il cristiano è così, perché le cose, al di là di come vanno, è un esempio che faccio, ma c'è chi si dà ai piaceri, chi si dà a degli hobby e a qualsiasi altra cosa, fratelli e sorelle, anche cose lecite, pur di trovare un po' di gioia. La gioia noi nelle cose di questo mondo non le troveremo mai. La gioia la troviamo nel Signore, nella salvezza del Signore. Non sto dicendo che non dobbiamo fare nulla che non sia il culto, la lettura della Bibbia, la preghiera, lo stare insieme con i fratelli e evangelizzare. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che per quanto noi possiamo fare tante altre cose, ricordiamoci che in tutto ciò che non rende onore e gloria a Dio non produce vera gioia nel nostro cuore. Produce gioia nel cuore tutto ciò che noi facciamo che onora il Signore. Quello produce gioia. Tu onora Dio e realizzerai la gioia, la tristezza secondo Dio. Ma qui non si parla soltanto della tristezza secondo Dio, necessaria, ma si parla di quello che produce la tristezza secondo Dio. Dio vuole che noi realizziamo la gioia della salvezza, ma prima di farci realizzare la gioia della salvezza, che è l'opera compiuta da Cristo, ci fa realizzare all'uomo la tristezza per la condizione nella quale egli versa. È sempre così. Prima di realizzare la gioia della salvezza, si realizza la tristezza del ravvedimento. Come si fa ad arrivare al ravvedimento? Prima di tutto ascoltando la parola. La parola. Leggi la parola. Ascolta la parola. E la parola di Dio metterà in evidenza, a nudo, quella che è la tua vera condizione spirituale. Perché, fratelli e sorelle, se noi non ci rispecchiamo nella parola, noi potremmo avere una convinzione della nostra vita spirituale falsata, sbagliata, convinti, in buona fede, di avere un buon concetto di quella che è la nostra vita. Allora non dobbiamo fare affidamento su noi stessi. Non lasciamoci mai guidare dalla coscienza. La coscienza non è una guida attendibile. La guida per eccellenza è la parola di Dio. È ciò che dice la parola di Dio della mia vita, che sono certo di avere un quadro chiaro di com'è la mia condizione spirituale. La coscienza. La coscienza può essere atrofizzata, la coscienza può essere insensibile, la coscienza può essere maleducata o ineducata. Non è la coscienza la guida, fratelli e sorelle. Il ravvedimento attraverso l'ascolto della parola, ma poi c'è anche l'opera dello Spirito Santo. Quando noi ascoltiamo la parola e apriamo il cuore all'Evangelo della grazia, ecco che lo Spirito Santo compie un'opera che soltanto Lui, quale terza persona della Trinità, può fare. Ci convince di peccato. Non ci accusa di peccato, perché lo Spirito di Dio non accusa di peccato, convince di peccato, che è un'altra cosa. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio non accusa.
Dio attraverso lo Spirito Santo compunge il cuore di peccato, perché l'uomo si possa ravvedere. Allora cosa avviene? Si ascolta la parola e ascoltando la parola Cristo, dice l'Apostolo Paolo, viene ritratto al vivo, nella sua perfezione, perché Gesù è perfetto. Egli non ha conosciuto peccato. E allora dinanzi a colui che è perfetto, inevitabilmente noi ci sentiamo, l'uomo si sente mancante, si sente in difetto e riconosce di essere mancante. E riconoscendosi di essere mancante si rende conto di essere perduto, perché lo Spirito Santo compunge di peccato. Però continuando a tenere lo sguardo attraverso la parola, per l'azione dello Spirito Santo su Gesù, non soltanto Gesù compunge attraverso lo Spirito Santo per la sua perfezione di peccato, egli è il Salvatore. E allora attraverso la persona e l'opera di Gesù, chi si ravvede e confessa i propri peccati a Dio, invocando la grazia e la misericordia di Dio, per quello che Gesù è, per quello che Gesù ha fatto, realizza il perdono dei peccati, realizza la nuova nascita, realizza la riconciliazione con Dio, produce il ravvedimento. E una volta ravveduti, ecco che si arriva alla gioia della salvezza. Gioia della salvezza, perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza. La tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza. Arrivati alla salvezza, realizziamo la gioia della salvezza. La gioia della salvezza è la gioia del ravvedimento del cuore. Il peso viene tolto, gli occhi vengono aperti e possiamo avere comunione con Dio. Perché prima c'era una separazione, un muro di separazione. Dice il profeta Isaia, Dio attraverso il profeta Isaia, sono le vostre iniquità quelle che hanno creato una barriera tra voi e Dio. Quella barriera viene rotta. E allora noi possiamo avere libero accesso a Dio e arrivando al Signore otteniamo il perdono dei peccati. E la gioia più grande è la gioia del perdono dei peccati, della riconciliazione con Dio, della comunione che si può avere con Dio. Dio diventa il nostro Padre Celeste, noi diventiamo figli di Dio, egli inizia a prendersi cura di noi, a provvedere alle nostre necessità, a guidarci, a incoraggiarci. Il nostro cuore comincia ad essere soddisfatto, al di là di quelle che sono poi le cose, come vanno le cose da un punto di vista terreno, perché non siamo più soddisfatti dalle cose materiali, ma siamo soddisfatti dalla presenza del Signore con noi. Siamo soddisfatti dal fatto che siamo figli di Dio, che apparteniamo al Signore, che abbiamo la vita eterna. E allora al di là di come vanno le cose continuiamo ad essere felici, perché la nostra gioia non dipende da ciò che abbiamo o che non abbiamo da un punto di vista terreno, ma dipende da quello che il Signore è per la nostra vita. Egli è diventato la ragione stessa della nostra vita, è diventata la meta, l'obiettivo della nostra vita. E quindi in Cristo Gesù abbiamo la gioia della salvezza. Poi arrivano le difficoltà, arrivano le prove, arrivano le malattie, arrivano i lutti nella nostra vita, perché tutti noi siamo soggetti a esperienze particolarmente difficili e dolorose nel corso della nostra vita. Tutti, nessuno escluso. Ma nonostante questo continuiamo ad essere felici perché continuiamo ad avere la gioia della salvezza. Se tu vivi la gioia della salvezza per non essere più felice, devi perdere la salvezza, devi allontanarti da Dio. Fino a quando sarai salvato, sarai in comunione con Dio, realizzerai la salvezza, vivrai la salvezza, sarai felice.
Fratelli, sorelle, cari in Cristo, non cerchiamo nelle cose terrene, nelle cose materiali, la nostra gioia, perché saremmo profondamente delusi. Rincorreremo ciò che non potremmo mai raggiungere. La gioia che noi abbiamo è il risultato della salvezza in Cristo Gesù, il Signore. Ecco perché leggiamo nella Scrittura: la gioia del Signore è la nostra forza. È la nostra forza. Leggo poi un'espressione bellissima nel libro dei Salmi che mi piace tantissimo. Trova, non è scontato, non ti cade addosso, trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. La gioia non è nell'appagamento dei desideri del nostro cuore, ma nel Signore. La gioia non è in quello che Dio ci dà, in quello che Dio fa per noi, ma in quello che Dio è per noi. La nostra gioia non la dobbiamo trovare in quello che Dio fa. La tua gioia nel Signore. Ecco che in un momento dove il cuore dell'Apostolo Paolo scoppiava di gioia mentre scriveva la sua epistola ai Filippesi, è proprio la gioia che gli è scoppiata dal cuore. A un certo punto fa una digressione nello scrivere la sua missiva: rallegratevi nel Signore. Ma poi, non contento, da capo dico: rallegratevi nel Signore. Eppure l'Apostolo Paolo, mentre esortava i Filippesi, i quali vivevano comunque sì le loro difficoltà della vita, ma rispetto all'Apostolo Paolo stavano decisamente, da un punto di vista terreno e materiale, meglio, il quale Apostolo era in prigione, ma lui realizzava la gioia del Signore. La gioia della salvezza. Rallegratevi. Fratelli e sorelle, la nostra gioia è nel Signore, è in Dio, per quello che Lui è, perché salvati, perché riconciliati a Lui, perché perdonati, perché viviamo una vita sì semplice da un punto di vista terreno e materiale, perché abbiamo la vita eterna. Sapete, concludo, tra le varie esortazioni inerenti il ritorno di Gesù, ne troviamo una: rallegratevi perché sono giunte le nozze dell'agnello. Rallegratevi, siamo felici perché siamo salvati. Un giorno, concedetemi questa storia, quando il fratello Greenway, prima di essere missionario, da giovane era pastore di una comunità, aveva una sorella anziana, lui diceva piccola, che quando era il momento delle testimonianze saltava dalla sedia, non si alzava, saltava come una molla e diceva: gloria a Dio, sono felice perché sono salvata. E ogni volta che c'erano le testimonianze, lei si alzava e diceva: gloria a Dio, sono felice perché sono salvata. Solo che questa sorella aveva un marito inconvertito, un marito che la picchiava, che la maltrattava, che la umiliava. E questa sorella, raccontava il pastore, ogni volta che era il momento del culto era presente. Diceva: una volta con un occhio nero, una volta con un braccio rotto, una volta con una gamba rotta per quello che il marito le faceva, ma lei si recava al culto e o con l'occhio nero o col braccio rotto o con altri problemi, quando era il momento delle testimonianze, saltava e diceva: gloria a Dio, sono felice perché sono salvato. E diceva il fratello Greenway, a forza di sentirlo ogni volta,
ci abbiamo creduto che era felice perché era salvato. Una sera il marito tornò a casa completamente ubriaco. Era un uomo cattivo, odiava la moglie, maltrattava la moglie, respingeva l'Evangelo. Prese la pistola, puntò la pistola alle tempie della moglie e disse: io ti ho impedito in tutti i modi di andare al culto e tu ci sei andato. Ora ti dico basta, non devi più andare in chiesa. La sorella guardò il marito, il quale si chiamava Carlo, e disse: Carlo, se tu premi il grilletto, io vado in cielo. Se tu non premi il grilletto, io vado in chiesa. Il marito, non sapendo più come fermare la moglie, decise una domenica di andare al culto e di sparare al pastore. Sempre con i pastori se la devono prendere. E allora arrivò, si sedette in fondo, portò la pistola e aveva già organizzato come fare. Quando il pastore finisce il culto, passa di qua, io gli sparo e finisce tutto. Si sedette, ascoltò la parola di Dio arrivò al cuore, quest'uomo cominciò a piangere, il pastore fece un appello, quest'uomo andò avanti, rispose all'appello, si ravvide e venne potentemente trasformato. Poi al momento delle testimonianze c'erano due che si alzavano e dicevano: gloria a Dio, siamo felici perché siamo salvati, marito e moglie. Fratelli e sorelle, gloria a Dio, siamo felici perché siamo salvati. Alziamoci, rivolgiamoci al Signore.